Guardate questo video fino alla fine perché il risultato è incredibile. Nessuna post-produzione, ma semplice chimica. Si tratta infatti di una soluzione di acqua e acetato di sodio. Probabilmente ci avete già avuto a che fare, infatti l'acetato di sodio triidrato viene impiegato come una forma di ghiaccio caldo negli scaldini per le mani, quando andate in montagna o per tenere calde le scarpe. Quando i cristalli di acetato di sodio triidrato vengono riscaldati a una temperatura di circa 100 gradi, si sciolgono completamente. Tuttavia, una volta raffreddati, si crea una soluzione super satura di acetato in acqua. A questo punto, dando un innesco meccanico, come fa il ragazzo toccando con le mani, si crea un punto di nucleazione che provoca la cristallizzazione del composto, riportandolo allo stato di cristalli. Questa reazione è esotermica, quindi solidificandosi viene generata una piccola quantità di calore. A questo punto, facendolo bollire, torna liquido e una volta aspettato che si raffreddi, si può ricominciare il ciclo. Se vi è piaciuto il video, ricordatevi di iscrivervi.